accostato, c'era un cinema. C'è che... nebbia accostata? Eh? C'è nebbia? Non lo so perché non si vede niente, quindi non si capisce se c'è. A Cossato c'era questa sala cinematografica fondata in provincia di Biella. Provincia di Biella, adesso, sì, sì. Adesso, ci vuole il passaporto per arrivare là, è lontano. Biella è provincia. Quindi. Adesso Biella è provincia. E c'era questa sala che si chiamava Micheletti ed era l'unica sala cinematografica. Era il nome del proprietario. Era il nome del proprietario che si chiamava così, tra l'altro un cognome neanche locale, non so. E quindi quello era il tempio dove uno andava a vedere il cinema, quindi io andavo lì e lì ho scoperto tutti i grandi. Primo fra tutti Totò, insomma, che mi faceva impazzire, adoravo, amavo. Ma amavo anche due vostri conterranei che si chiamavano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, due grandissimi interpreti del cinema e della commedia. E andavo lì a vedere i film, impazzivo. Lì ho visto per la prima volta un film di Mel Brooks, che poi è diventato mio amico, con il quale ho lavorato. E ho scoperto questo sottile confine tra un genere e un altro, in questo caso, nel suo caso, la rivisitazione dei generi, quindi la comicità, il modo di rendere divertenti e ridicoli anche grandi capolavori. E la cosa strana è stata questa, che sono passati anni, ho iniziato a fare questo mestiere, mi sono un po' lontano da questa città, a un certo punto mi arriva questa notizia, che il cinema Michetti non funzionava più come tante piccole sale di provincia e doveva essere chiuso. Allora ho iniziato una mia piccola personale battaglia in questo senso per far sì che non diventasse né un supermercato né un'autorimessa né un garage e ci sono riuscito e quindi con l'aiuto di un po' di persone di buona volontà e del comune di Cossato siamo riusciti a farlo rimanere un teatro e un cinema. Si chiama sempre Micheletti. Che si chiama sempre Micheletti, o non so se è rimasto Micheletti o comunale, insomma, comunque il teatro è rimasto e per me è stata una piccola grande conquista, quindi non lasciare che quelle vecchie tavole del palcoscenico diventassero poi pezzi per il caminetto di qualcuno e quel luogo dove tanta gente ha sognato, me incluso, continuasse a far sognare ancora i ragazzi di quella città.